tutti. È veramente con grande gioia che vi saluto alla terza edizione, al primo evento della terza edizione di Lido Incontra, che è una rassegna culturale promossa dalla Proloco del Lido di Venezia e Pellestrina e che vuole toccare tutte quelle culture che sono venute a contatto con la Serenissima e le culture intese nel senso più ampio possibile. Quindi quando avrete modo di guardare il manifesto, il calendario degli eventi che ci saranno durante tutta la stagione, da oggi sino ad ottobre, vedrete che si tratta di eventi che riguardano la letteratura, il teatro, la musica e non da ultimo la cucina, dove la cucina francese ci insegnerà un po' di contatti e di incroci con quella italiana e veneziana. Quindi, senza annoiarvi troppo, chiedo a chi ci ospita, il dottor Russo, di darvi un saluto e poi ci penserà Marie-Christine che insieme alla Proloco con Alliance, il Consolato e l'Institut Français hanno organizzato questo numero di questa rassegna. Buonasera a tutti. Beh, mi si chiede di dare il benvenuto come presidente del gruppo Sony Ungaria e credo che oggi sia veramente un bel giorno. Abbiamo aperto ieri una manifestazione di questo tipo che vede una sala così gremita, fa veramente piacere. Fa piacere perché usciamo da un momento certamente non felice, usciamo da questa pandemia che ha stiamo uscendo, speriamo che questa pandemia non ci attanagli più e soprattutto speriamo che altri eventi, non so se mi sentite in fondo, adesso mi sentite meglio, vero? E non so se, sperando che altri eventi purtroppo che stanno caratterizzando così l'Europa non abbiano a che inficiare come dire, la normalità dello svolgimento non solo della, diciamo così, della vita cittadina del Lido, ma veramente del nostro paese. Quindi è con grande piacere, con grande soddisfazione che oggi vedo tanta gente, abbiamo aggiunto delle sedie, questo fa molto piacere. Non so, con l'auspicio che magari, che so io, di poter ospitare sempre eventi di questo tipo, sempre più numerosi, e credo che anche per l'elenco delle manifestazioni questo sia il primo, sentivo, e mi auguro che anche per gli organizzatori sia una stagione foriera di eventi bellissimi come quello che stasera ci accingiamo ad avere. Quindi buon evento, grazie di essere qui e ancora benvenuti al Grande Albergo Sony Ungaria. Grazie. Allora, bonsoir a tous, buonasera a tutti. Parlerò in italiano e anch'io inizio con dei ringraziamenti all'Hotel Ungaria che ci ospita oggi, questo meraviglioso hotel, alla Proloco e a tutto il Lido che ha avuto l'idea di venire un giorno da me dicendo il Lido vorrebbe mettere all'onore la Francia e la cultura francofona. E quindi questo è abbiamo accettato con grande piacere ed un onore che ci è stato fatto dalla città di Venezia e dal Lido in particolare. Due parole sulla serata di oggi. Quindi è il primo evento di apertura, lo apriremo con letteratura e canzoni. In modo, come dire, non siamo professionisti, però ci mettiamo tutto il cuore e ho coinvolto per questo evento di oggi la Casa delle Parole, che è un'associazione che a Venezia ogni martedì, secondo martedì del mese, al Teatrino di Palazzo Grassi, fa delle letture pubbliche su un tema di testi tratti dalla letteratura, in lingua e in italiano. Per questo abbiamo preparato un PowerPoint, quindi vedrete man mano che il testo
viene letto in francese le parole che sono sullo schermo e poi la traduzione per chi non capirebbe il francese. Quindi questo evento poi è a cura di tre enti francesi, l'Alliance Française, che è qua, e, che è l'associazione culturale che a Venezia ha sede al Casino Venier, vicino tra Rialto e San Marco, e che si occupa di erogare corsi di lingua e di trasmettere, di partecipare con i veneziani, trasmettere la cultura francese. C'è Ca' Foscari, perché le traduzioni sono state curate da una studentessa di Ca' Foscari, che ringrazio e che parteciperà anche alla lettura, e dal Consolato Onorario di Francia, e io ho le tre, in francese si dice casquette, perché sono prof a Ca' Foscari, sono console onorario e membro dell'Alliance Française. Quindi raggruppo le tre entità. Allora, quando abbiamo deciso di fare questa serata, mi sono chiesto, ma quali testi scegliere? E mi sono detta, però se sono al Lido, vorrei mettere in risonanza il Lido e dei brani della letteratura francese. Quindi mi sono detto, ma che cos'è il Lido? Se io penso al Lido, a che cosa penso subito? Allora penso a una striscia di terra tra mare e laguna, penso al mare, per i veneziani è fondamentale, penso alla spiaggia, penso al cinema, e quindi intorno a queste, ai grandi alberghi, al turismo, e intorno a queste tematiche ho cercato quindi dei brani che in francese di autori conosciuti che potessero illustrare questo richiamo tra le due entità, il Lido e la Francia. E quindi inizieremo con una striscia di terra tra mare e laguna. Questa striscia di terra, come vedete, in alto è una in alto e a destra è una zona della Francia, e a sinistra sono le nostre Barene qui. Quindi due territori che si assomigliano, e che un autore, Alphonse Daudet, che forse non conoscete molto, ha illustrato. Alphonse Daudet è uno scrittore dell'Ottocento, molto popolare, ha scritto dei racconti che tutti i bambini conoscono, e in particolare ha scritto Le lettere dal mio mulino, che sono dei racconti ispirati alla Provenza, una regione che gli italiani amano molto, e in questo caso alla Camargue. E quindi ascoltiamo questa descrizione del territorio della Camargue e vedrete che forse richiama un po' il territorio che noi conosciamo. Allora chiamo Marie Saint-Ger per leggere il francese dell'Alliance Française e Aline Sandon per leggere l'italiano. Qua. Le leggende siete, secondo me, autorizzate a togliere. Grazie. Cercando di rimanere il più vicino possibile al microfono, così che in fondo alla sala possono sentirci. Grazie. Les terres cultivées dépassées, nous voici en pleine Camargue sauvage. À perte de vue, parmi les pâturages, des marais, des roubines luisent dans les salicornes. Des bouquets de tamaris et de roseaux font des îlots comme sur une mer calme. Pas d'arbres hauts. L'aspect uni, immense de la plaine n'est pas troublé. De loin en loin, des parcs de bestiaux étendent leurs toits bas, presque au ras de terre. Des troupeaux dispersés, couchés dans les arbres salines ou cheminant serrés autour de la cape rousse du berger, n'interrompent pas la grande ligne uniforme, amoindrie qu'ils sont par cet espace infini d'horizon bleu
et ciel ouvert. Comme de la mer unie malgré ses vagues, il se dégage dans cette plaine un sentiment de solitude, d'immensité. Lettere dal mio mulino. Superati i coltivi, eccoci nel bel mezzo della Camargue selvaggia. A perdita d'occhio, tra i pascoli, le paludi e i canali di irrigazione brillano in mezzo alle salicornie. Ciuffi di tamerici e di canne formano degli isolotti in un mare di quiete. Non ci sono alberi d'alto fusto. Nulla turba la sterminata uniformità della pianura. Di quando in quando, i recinti per le mucche coi tetti bassi, quasi a livello del suolo. I greggi sparsi, coricate nell'erba impregnata di sale, o in cammino, stretti intorno al mantello rosso del pastore, non riescono ad interrompere la lunga linea uniforme, resi quasi più piccoli dallo spazio infinito degli orizzonti azzurri e del cielo senza nubi. Come da un mare compatto nonostante le onde, si leva da questa pianura un senso di solitudine, di immensità. Allora, da un lato di questa striscia di terra c'è il mare, e il mare è un tema molto letterario. E quindi vi propongo una poesia di Baudelaire. Baudelaire è forse il poeta più conosciuto al di fuori della Francia, amato dai giovani, amato da tutti, che ha scritto quindi le Fleurs du Mal. Ho messo qua un ritratto, è un ritratto che potete ammirare oggi a Venezia, perché è nella mostra che si trova a Palazzo Grassi di Marlène Dumas. E è un caso, però, in questa mostra, che è stata inaugurata la settimana scorsa, ci sono vari ritratti di alcuni autori che sentiremo oggi. Quindi, questa poesia molto famosa, Homme libre, toujours tu chériras la mer, la legge Carole Mignon e Stefano, la leggono Stefano Coppini e Carole. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre, moins amer. Tu te plaises à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Il mare, se sei libero, ti sarà sempre caro. È il tuo specchio. La tua anima contempli nell'infinito volgere dell'onda, né il tuo cuore è un abisso meno amaro. Con voluttà ti immergi dentro la tua figura, con gli occhi la afferri, con le braccia, e il tuo cuore del rumore di sé si libera, se ascolta quel lamento indomabile e selvaggio. Entrambi tenebrosi e discreti. Nessuno in fondo ai tuoi abissi, uomo, è sceso mai. Nessuno, mare, conosce gli intimi tuoi tesori, perché gelosamente li tenete segreti. Pure, senza rimorso né pietà, dai secoli dei secoli vi combattete, tanto vi stanno dentro in cuore carneficina e morte, o lottatori eterni, o fratelli implacabili. E arriviamo a un altro grande autore,
che sicuramente conoscete, Albert Camus, nato anche lui nel 13, è morto prematuro in un incidente stradale nel 1960. È conosciuto essenzialmente per due libri, Lo straniero, L'étranger. Lui è nato in Algeria, e quindi L'étranger si svolge in Algeria, eppure il secondo romanzo dal quale è tratto quel estratto lì, La peste. Quindi La peste è stato un libro che purtroppo in questi ultimi anni, due anni, è stato letto e riletto, perché era come una descrizione di quello che abbiamo vissuto, e i due personaggi, Tarou e il dottor Rieu, e il dottore che si chiama Rieu, che lottano tutti i giorni contro la malattia, a un certo momento vanno al mare per dimenticare tutta la sofferenza, tutte le difficoltà. E questo testo racconta appunto la liberazione per un attimo che il mare è capace di dare. E quindi leggono questo testo che io amo tantissimo, leggono Gabriel e Marco. Elle sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée et, comme il les gravissait, elle leur apparut épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les rochers tournés vers le large. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la nuit était sans limite. Rieu, qui sentait sous ses doigts le visage grêlé des rochers, était plein d'un étrange bonheur. Tourné vers Tarou, il devina, sur le visage calme et grave de son ami, ce même bonheur qui n'oubliait rien, pas même l'assassinat. Ils se déshabillèrent. Rieu plongea le premier. Froide d'abord, les eaux lui parurent tièdes quand il remonta. Au bout de quelques brasses, il savait que la mer ce soir-là était tiède, de la tiédeur des mers d'automne qui reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de longs mois. Il nageait régulièrement. Le battement de ses pieds laissait derrière lui un bouillonnement d'écume. L'eau fuyait le long de ses bras pour se coller à ses jambes. Un lourd clapotement lui apprit que Tarou avait plongé. Rieu se mit sur le dos et se tint immobile, face au ciel renversé, plein de lune et d'étoiles. Il respira longuement, puis il perçut de plus en plus distinctement un bruit d'eau battue, étrangement clair dans le silence et la solitude de la nuit. Tarou se rapprochait, on entendit bientôt sa respiration. Rieu se retourna, se mit au niveau de son ami et nagea dans le même rythme. Tarou avançait avec plus de puissance que lui, et il dut précipiter son allure. Pendant quelques minutes, ils avancèrent avec la même cadence et la même vigueur, solitaires, loin du monde, enfin libres de la ville et de la peste. Rieu s'arrêta le premier, et ils revinrent lentement, sauf à un moment où ils entrèrent dans un courant glacé. Sans rien dire, ils précipitèrent tous deux leurs mouvements, fouettés par cette surprise de la mer. Habillés de nouveau, ils repartirent sans avoir prononcé un mot. Mais ils avaient le même cœur, et le souvenir de cette nuit leur était doux. Quand ils aperçurent de loin la sentinelle de la peste, Rieu savait que Tarou se disait, comme lui, que la maladie venait de les oublier, que cela était bien, et qu'il fallait maintenant recommencer. Il mare mormoreggiava piano sotto i grandi blocchi di pietra del molo e, mentre si arrampicavano, apparve loro, spesso come velluto, mobile e liscio come un animale. Si sedettero sugli scogli rivolti verso il largo. L'acqua si gonfiava e poi lentamente si abbassava. Quel respiro calmo faceva nascere e poi scomparire riflessi oleosi sulla superficie del mare. Davanti a loro la notte era senza limiti. Rieu, che sentiva sotto le dita il volto butterato degli scogli, era colmo di una strana felicità. Si girò verso Tarou e indovinò sul viso calmo e serio dell'amico quella medesima felicità che non dimenticava nulla, neppure l'assassinio.
si svestirono. Riesci tuffò per primo. L'acqua, fredda sul momento, gli parve tiepida quando tornò a galla. Dopo qualche bracciata sapeva che quella sera il mare era tiepido, come accade al mare in autunno, quando riprende alla terra il calore accumulato per lunghi mesi. Nuotava in modo regolare. Il battito dei piedi lasciava dietro di lui un ribollio di schiuma. L'acqua gli scivolava lungo le braccia per aderire alle gambe. Un pesante sciabordio gli annunciò che Tarou si era tuffato. Rius girò sulla schiena e rimase immobile. La faccia rivolta al cielo capovolto pieno di luna e di stelle. Fece un lungo respiro. Poi avvertì sempre più nitido il rumore dell'acqua smossa, stranamente chiaro nel silenzio e nella solitudine della notte. Tarou si avvicinava. Ora si udiva il suo respiro. Rius girò, si affiancò all'amico e nuotò allo stesso ritmo. Tarou procedeva con più vigore e lui dovette accelerare. Per qualche minuto avanzarono con la stessa cadenza e la stessa energia, soli, lontani dal mondo, finalmente liberati dalla città e dalla peste. Rieu si fermò per primo e tornarono indietro, lentamente, tranne che per un momento, quando incontrarono una corrente gelida. Senza dir niente, accelerarono entrambi il movimento, sferzati da quella sorpresa del mare. Dopo che si furono rivestiti, tornarono indietro senza aver pronunciato una parola, ma avevano lo stesso cuore e il ricordo di quella notte era dolce per entrambi. Quando scorsero da lontano la sentinella della peste, Rieu sapeva che Tarou pensava come lui che la malattia si era dimenticata di loro, che era bene così e che adesso bisognava ricominciare. Grazie a Marco Ceresa, pure Luigi Foscari e a Gabriele Gamberini. Io amo molto questo testo, alla fine questo momento di gioia, questo momento di felicità intima, però poi per ripartire a lottare contro la peste. Lo trovo molto forte, molto potente. L'autore seguente è uno forse dei più famosi ancora, si chiama Marcel Proust. Marcel Proust, nato nel 1871 e morto nel 1922, ha scritto una grandissima opera in vari volumi che si chiama A la recherche du temps perdu, alla ricerca del tempo perduto. E il narratore si chiama come lui Marcel, non è la sua vita, però molte delle impressioni diciamo dell'autore si trasmettono attraverso il narratore Marcel. E è famoso perché in tutta questa recherche du temps perdu il ruolo della memoria è fondamentale. Forse vi ricorderete l'episodio della Madeleine, di questo dolcetto che si intinge nel tè e quindi al momento in cui vari anni dopo lo intinge nel tè, i ricordi della prima volta ritornano. Stessa cosa con la pavimentazione di Piazza San Marco. Cioè era diseguale, cioè non regolare, ecco, e al momento in cui rivive la stessa esperienza, tutto il passato ritorna in mente. Quindi è tutta una riflessione sulla memoria. In questo è disegnato anche da Marlène Dumas e si vede il ritratto di Proust alla mostra di Palazzo Grassi oggi. Allora, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, il narratore quindi racconta degli episodi che si svolgono al mare, in un grande albergo, perché il Lido è anche la terra dei grandi alberghi molto conosciuti, infatti ad Ezza, il Grand Hôtel des Bains. Proust, lui, andava al Grand Hôtel de Cabourg, vedete che più o meno si assomigliano, era lo stesso concetto, e il Grand Hôtel de Cabourg diventa nel romanzo l'Hôtel de Balbec. E quindi vi proponiamo due pezzi tratti da A l'ombre des jeunes filles en fleurs che parlano di questo albergo o della camera dell'albergo. Quindi chiamo a leggere Hélène Galante per il primo testo e Cecilia Gualazzini per il secondo. Parmi les chambres dont j'évoquais le plus souvent l'image dans mes nuits d'insomnie, aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray,
saupoudrait d'une atmosphère grenue, pollinisée, comestible et dévote que celle du grand hôtel de la plage à Balbec, dont les murs passés au ripolin contenaient, comme les parois polies d'une piscine où l'eau bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l'aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés fait courir le long des murs, dans celles que je me trouvais habitée, des bibliothèques basses à vitrines en glace, dans lesquelles, selon la place qu'elles occupaient et par un effet qu'ils n'avaient pas prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de clair marine, qu'interrompaient seuls les plaints de l'acajou. Tra le camere di cui evocavo più spesso l'immagine nelle mie notti d'insonnia, nessuna somigliava meno alle camere di Combray, dove aleggiava un'atmosfera granulosa, densa di polline, commestibile e devota, di quella del Grand Hôtel de la Plage a Balbec, i cui muri verniciati a smalto contenevano, come le pareti levigate d'una piscina dove l'acqua azzurreggia, un'aria pura, celeste e salina. Il tappezziere bavarese incaricato di sistemare l'albergo aveva variato la decorazione delle stanze e in quella che mi trovavo ad occupare aveva fatto correre, lungo tre lati, delle basse librerie a vetri, nelle quali, a seconda della loro posizione e con un effetto che l'arredatore non aveva previsto, si rifletteva questa o quella parte del mutevole quadro del mare, svolgendo un fregio di luminose marine interrotto solo dai pieni del Mogano. E per il secondo testo viene Gilbert Landard e anche Marco Ceresa. Et le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans les remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. E di sera non pranzavano in albergo, dove le lampade elettriche, inondando di luce la grande sala da pranzo, la trasformavano in una sorta di immenso e luminoso acquario che chiamava la popolazione operaia di Balbec, i pescatori e anche le famiglie piccolo borghesi, invisibili nell'ombra, a schiacciarsi contro la sua parete di vetro per contemplare, lentamente ondeggiante in turbini d'oro, la vita lussuosa di quella gente, per i poveri non meno straordinaria di quella dei pesci e dei molluschi più strani. Una grossa questione sociale, sapere se la parete di vetro proteggerà sempre il festino degli animali meravigliosi, se l'oscura folla che scruta avidamente nella notte non verrà a coglierli nel loro acquario e a mangiarseli. Chi avrebbe pensato che Proust, che amava tanto il lusso, eccetera, avesse scritto queste quattro frasi molto sociali, molto impegnate. E a Lido ci sono i grandi alberghi, ma ci sono anche le osterie, le auberges, e quindi vi porto con Verlaine in una piccola osteria, l'auberge. Qua non ho messo Verlaine, lo riconoscete, ho messo Rimbaud, era l'amico di Verlaine. E anche Verlaine e Rimbaud sono pure nella mostra di Marlène Dumas a Palazzo Grassi, però non sono riuscita a ritrovare il ritratto di Verlaine, che esiste, e solo quello di Rimbaud. Allora l'ho messo lo stesso perché
è un poeta francese, non potevamo mettere tutte le poesie. Ha scritto un'altra, Rimbaud ha scritto una poesia sulla stessa tematica. Comunque chiamo a leggere Yolande Thierry e Stefano Coppini. L'auberge. Mur blanc, toit rouge, c'est l'auberge fraîche au bord du grand chemin poudreux où le pied brûle et saigne. L'auberge gaie avec le bonheur pour enseigne. Vin bleu, pain tendre et pas besoin de passeport. Ici l'on fume, ici l'on chante, ici l'on dort. L'hôte est un vieux soldat et l'hôtesse qui peigne et lave 10 marmots roses et plein de teigne parle d'amour, de joie et d'aise et n'a pas tort. La salle au noir plafond de poutre aux images violentes, Malek Adel et les rois mages vous accueillent d'un bon parfum de soupe aux choux. Entendez-vous ? C'est la marmite qu'accompagne l'horloge du tic-tac allègre de son pouls. Et la fenêtre s'ouvre au loin sur la campagne. Tetto rosso, muri bianchi e la locanda fresca al lato della strada di polvere ove il piede scotta e sanguina, l'allegra locanda con felicità per insegna. Vino scuro, pane fresco e niente passaporto. Qui si fuma, qui si canta, qui si dorme. L'oste una volta era soldato e lo stessa che striglia e lava 10 rose e marmocchi rognosi parla d'amore e di contento e gioia e non ha torto. La sala del soffitto nero di travi ha immagini violente, ma le cade con i re magi e accoglie in un buon profumo di minestra di cavoli. Udite? È la marmitta che l'orologio accompagna con l'allegro tic-tac del suo battito. Si apre, a perdita d'occhio, verso i campi, la finestra. Passiamo a settembre. A settembre c'è il cinema. C'è la mostra del cinema e quindi vi propongo un brano di uno scrittore contemporaneo, questa volta si chiama Paul Fournel. Paul Fournel che è lì, vedete anche lui molto allegro, è venuto a Ca' Foscari, ha fatto degli stage di scrittura con gli studenti e per un tempo è stato il presidente dell'unico movimento letterario contemporaneo che esiste attivo oggi, che si chiama l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. E quello che accomuna gli scrittori che appartengono a questo movimento è che cercano di scrivere rispondendo a delle costrizioni, come quando si scrive una poesia, ho la costrizione della rima, delle strofe, del ritmo, eccetera, ma ci possono essere anche delle costrizioni diverse. Per esempio Paul Fournel ha fatto un bellissimo libro, tutti i giorni tra una stazione della metropolitana e l'altra scriveva un racconto, aveva solo 3 minuti per farlo. Oppure, questo è un esempio, l'autore dopo, ve lo dico già da Georges Perec, ha fatto una scommessa incredibile, ha scritto un libro, un romanzo intero, in francese, 300 pagine, senza mai usare la lettera E, neanche una parola. Quindi sono dei giochi, diciamo, la nozione di gioco è fondamentale. In questo romanzo però è molto più intimista e quindi racconta, il narratore si chiama Un homme regarde une femme, un uomo guarda una donna, e questa volta è nel senso più positivo della parola, la ammira e quindi racconta tutto quello che lei fa con degli occhi meravigliati. E quindi sentiamo, lei, la donna, è attrice. Ah sì, ho dimenticato di dire che Caroline Miron legge e Mirella Cabianco che ha anche fatto la traduzione.
Le tournage. La première fois que tu m'as invité sur un tournage, j'ai eu l'impression que tout le monde se tournait les pouces. Tout le monde semble attendre on ne sait quel moment magique où tout se rassemblera pour un bref moment de lumière, de silence et de crise, avant de repartir pour 2 heures d'oisiveté. Pendant ce temps, tu te ronges. Réfugié dans le coin le plus obscur du plateau, tu as pris ton visage dans tes mains. Les yeux fermés, tu essaies de respirer régulièrement. Lorsque la maquilleuse s'approche de toi pour le raccord, ton visage est de terre. Elle agite ses houppettes et ses pinceaux sans que tu le remarques. La coiffeuse remet tes mèches en place. Tes yeux sont ouverts maintenant, mais tu ne vois rien. La scène que tu dois tourner est une scène difficile, tout le monde le sait. Il te faudra pleurer et laisser monter en toi un trouble étrange, fait d'amour et de répulsion, de sincérité, de calcul. Le metteur en scène demande le moteur, puis c'est le clap, et tu joues. Si j'avais à le faire, la tension serait telle que je me libérerais de mon texte d'une seule rafale, comme un bouchon de champagne. Toi, tu te régales de silence. Tu sculptes dans le vide quelque chose qui est bien au-delà des mots que tu dois dire. Chaque technicien, à cet instant, est à la besogne. Tout doit être contrôlé. Tout doit être maîtrisé. Personne n'a droit à l'erreur. Si l'émotion monte en eux, cela tient d'une sorte de miracle. Et ce miracle, c'est toi. Le silence est encore apaisé. La script pleure. Le plus blasé des machinaux a les yeux rivés sur toi et la bouche entrouverte. Le chef opérateur a laissé s'éteindre sa gitane maïs. Le metteur en scène prononce avant toi tous les mots du texte. Et tout cela, c'est toi. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent la situation. Ils connaissent tous les trucs techniques, ils ont tourné avec les plus grands. Et tu les cloues, et tu les fais pleurer. Toute seule. Sur ta force, sur tes larmes, sur tes silences. Il n'y a pas, dans ta vie professionnelle, d'autres occasions pour autant de pureté. C'est comme à regret, et après avoir pris un long temps, où tu as été filmé immobile, que le metteur en scène a murmuré. Coupé. Comment veux-tu que je ne sois pas terrorisé à l'idée de t'aimer? La prima volta che mi hai invitato su un set cinematografico, ho avuto l'impressione che tutti si girassero i pollici, in attesa di quel momento magico in cui luce, silenzio e tensione diventano un tutt'uno per un istante breve, prima che ricomincino altre 2 lunghe ore vuote. Tu intanto, in preda all'ansia, ti sei rintanata nell'angolo più buio della scena a provare un respiro regolare con la faccia tra le mani e gli occhi chiusi. Quando la truccatrice si avvicina a ritoccarti il trucco, hai proprio una faccia sbattuta. Sventola spazzole e pennelli senza che tu te ne accorga. La conciatrice ti risistema qualche ciocca. Adesso hai gli occhi aperti, ma non vedi niente. La scena che devi girare è difficile, lo sanno tutti. Dovrai piangere e lasciarti trasportare da una strana combinazione di amore e odio, di sincerità e malizia. Il regista dice motore, poi azione, e tu attacchi. Se dovessi farlo io, la tensione sarebbe tale che la parte mi uscirebbe a raffica, sparata come il tappo di una bottiglia di champagne. Tu invece, il silenzio te lo gusti. Incidi nel vuoto qualcosa che va ben al di là delle parole che devi dire. Gli operatori adesso sono tutti impegnati, tutto sotto controllo, tutto deve essere gestito, nessuno ha il diritto di sbagliare. Solo un miracolo può emozionarli. E quel miracolo sei tu. Il silenzio si è fatto ancora più pesante. L'assistente di produzione piange.
Il più cinico tra i macchinisti ha la bocca semiaperta e ti tiene gli occhi puntati addosso. Il direttore della fotografia ha lasciato che la sua sigaretta si spegnesse. Il regista ti legge prima tutte le parole del copione. E tu? Sei tutta lì. Conoscono la trama, le scene, tutti i trucchi del mestiere. Hanno girato con i più grandi, ma tu li tieni tutti inchiodati e li fai piangere, tutto da sola, con la tua forza, le tue lacrime, i tuoi silenzi. Non ci sono nella tua vita professionale altre possibilità di mostrarti così autentica. È stato come a malincuore. E solo dopo averti ripresa a lungo, immobile, che il regista, parlando sottovoce, ha detto «Stop». E io come faccio a non essere terrorizzato all'idea di amarti? Quindi dopo aver girato il film si va nelle sale a vederli. Georges Perec, che fa pure parte dell'Oulipo, quello che ha scritto il romanzo senza la lettera E, ha scritto un insieme di frammenti e tutti quanti iniziano con la parola «mi ricordo». «Mi ricordo». Ho selezionato i ricordi che riguardavano il cinema. E quindi leggono Hélène Galante et Aline Chendon in alternance. Je me souviens du cinéma Les Agriculteurs et des fauteuils club du Caméra et des sièges à deux places du Panthéon, fragment 3. Mi ricordo del cinema Les Agriculteurs e delle poltrone di pelle del Caméra e dei sedili doppi a due posti del Panthéon. Je me souviens des séances du jeudi après-midi au cinéma Royal Passy. Il y avait un film qui s'appelait « Les trois desperados » et un autre « Les cinq balles d'argent » qui comportait plusieurs épisodes. Mi ricordo delle proiezioni pomeridiane del giovedì al cinéma Royal Passy. C'era un film che si chiamava « Trois desperados » e un altro « Cinq balles d'argent », un film in più episodi. Je me souviens de la cinémathèque de l'avenue Messine. Mi ricordo della cinéthèque in avenue de Messine. Je me souviens que les Noctambules et le Quartier Latin rue Champollion étaient des théâtres. Mi ricordo che i Noctambules e il Quartier Latin in rue Champollion erano dei teatri. Je me souviens des attractions qu'il y avait au Gaumont Palace. Je me souviens aussi du Gaumont Palace. Mi ricordo degli spettacoli al Gaumont Palace e mi ricordo anche del Gaumont Palace. Je me souviens de This is Cinerama. Mi ricordo del This is Cinerama. Je me souviens qu'à Michel-Ange Auteuil, là où il y a aujourd'hui un Monoprix ou un Prix Unique, il y avait autrefois un cinéma. Mi ricordo che alla stazione della metro Michel-Ange Auteuil, dove adesso c'è un Monoprix o un Prix Unique, una volta c'era un cinema. Je me souviens que le studio Jean Cocteau s'appelait avant le Celtic. Mi ricordo che lo studio Jean Cocteau prima si chiamava Celtic. Je me souviens du cinéma Le Studio Universel, avenue de l'Opéra, qui était spécialisé dans les festivals de dessins animés. Mi ricordo del cinema Studio Universel in avenue de l'Opéra, specializzato in festival di cartoni animati. Je me souviens des publicités phosphorescentes pendant l'entracte au cinéma Royal Passy. Mi ricordo delle pubblicità fosforescenti durante gli intervalli al cinema Royal Passy. E arriviamo quasi alla fine. Il Lido è la porta di Venezia. E quindi l'ultimo testo, prima dell'ultima canzone, è un testo di Guy de Maupassant. Ritorniamo al secolo precedente. Guy de Maupassant, che è nato nel 1850, che era un amico di Flaubert, un amico di Émile Zola,
che ha scritto più di 300 racconti, e soprattutto famoso per questi racconti che ha scritto, molto, come dire, con una capacità descrittiva molto forte, e ha viaggiato a Venezia e ci lascia le sue impressioni. Quindi chiamo, leggerò io l'ultimo testo e la mia collega Magda Campanini, siamo insieme a Ca' Foscari. Venise. Est-il une ville qui ait été plus admirée, plus célébrée, plus chantée par les poètes, plus désirée par les amoureux, plus visitée et plus illustre? Venise. Est-il un nom dans les langues humaines qui ait fait rêver plus que celui-là? Il est joli d'ailleurs, sonore et doux. Il évoque d'un seul coup dans l'esprit un éclatant défilé de souvenirs magnifiques et tout un horizon de songes enchanteurs. Venise. Ce seul mot semble faire éclater dans l'âme une exaltation. Il excite tout ce qu'il y a de plus poétique en nous. Il provoque toutes nos facultés d'admiration. Et quand nous arrivons dans cette ville singulière, nous la contemplons infailliblement avec des yeux prévenus et ravis. Nous la regardons avec nos rêves. Aucun coin de terre n'a donné lieu plus que Venise à cette conspiration de l'enthousiasme. Lorsque nous pénétrons pour la première fois dans la lagune tant vantée, il est presque impossible de réagir contre notre sentiment anticipé de subir une désillusion. L'homme qui a lu, qui a rêvé, qui sait l'histoire de la cité où il entre, qui est pénétré par toutes les opinions de ceux qui l'ont précédé, emporte avec lui ses impressions presque toutes faites. Il sait ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit mépriser, ce qu'il doit admirer. Venezia. Esiste città più ammirata, più celebrata, più cantata dai poeti, più desiderata dagli innamorati, più visitata e più famosa? Venezia. Esiste un nome in qualsiasi lingua che possa fare sognare di più? Del resto è bello, sonoro, dolce e fa tornare subito in mente una straordinaria parata di ricordi magnifici e tutto un orizzonte di sogni incantevoli. Venezia. Questa parola da sola sembra scatenare un'euforia nell'animo, accende tutto ciò che di poetico vi è in noi, suscita tutta la nostra ammirazione. E quando arriviamo in questa singolare città, immancabilmente la contempliamo con occhi prevenuti ma estasiati. La guardiamo attraverso i nostri sogni. Nessun angolo della terra più di Venezia ha provocato una tale congiura dell'entusiasmo. Quando ci addentriamo per la prima volta nella tanto decantata laguna, diventa quasi impossibile contrastare il nostro timore di una disillusione. Chi ha letto, chi ha sognato, chi conosce la storia della città in cui sta entrando, chi è plasmato dall'opinione di tutti quelli che l'hanno preceduto, si porta appresso tutto questo sentire, quasi predeterminato. Sa cosa amare, cosa odiare, cosa ammirare. Venezia non è in Italia. Non hai i soldi per l'aereo e nemmeno per un treno. Non riusciresti a pagarle un biglietto di sola andata per Melon, ma il tuo amore la porta con sé, sopra oceani sconfinati, anche per i marinai. Le tue finestre incorniciano il disegno del cielo, albe, tramonti, solo al cinema, sullo schermo. Ma che ti importa? Tu sei già ricco di un amore così come il vostro. Venezia non è in Italia, Venezia è in ogni casa. Portala in mansarda a far l'amore, al diavolo i gondolieri. Venezia non è dove tu pensi che sia. Oggi Venezia è a casa tua. È dove vai tu e dove vuoi tu che sia. È dove sei felice. Non c'è più la solita stanza. Stasera vi siete dati appuntamento sul canale.
fuochi d'artificio, gondola che scivola sull'acqua, tutto da vedere, da scoprire, anche il Ponte dei Sospiri. Se ci vorrà un anno o un'eternità, prima che un qualche Dio venga a dirvi la festa è finita, che importa? È come una vacanza. È tutto grazie al vostro amore. Venezia non è in Italia. Venezia è in ogni casa. Portala in mansarda a far l'amore al diavolo, i gondolieri. Venezia non è dove tu pensi che sia. Oggi Venezia è a casa tua, è dove vai tu, e dove vuoi tu che sia, e dove sei felice. Venezia non è in Italia. Venezia è in ogni casa. È ovunque, è preziosa, ma non è quando la vuoi tu. Venezia è quando vedi gocce d'oro, dolci come susine, colare giù dal cielo fin sotto ai ponti. È il contrario di un mattino di pioggia. È dove sei felice. No? Quindi concludiamo questa serata di questo pomeriggio di apertura, quindi del festival Il Lido incontra la Francia, che vedrà film, conferenze. Vi aspettiamo alla festa del 14 luglio sulla spiaggia, al Blue Moon, per ballare. E quindi tante belle cose. Intanto possiamo andare, credo, ad avere un drink, non in inglese, un verre.